Buongiorno, mi chiamo Piazza Evenzio, sono il CEO della Logistic One Group USA, una società di spedizione internazionale che fa parte di un gruppo societario che ha presenza in Italia come head office e negli Emirati Arabi, quindi per tutto il GCC. Ci occupiamo di spedizioni internazionali e non solo, anche di attività doganale, quindi spedizione via mare, via aerea, logistica internazionale. Così, propedeutica alla commercializzazione dei prodotti. Oggi parlerò dell'importanza di avere un giusto partner nella logistica per affrontare i mercati, proprio in questo momento molto, molto difficili e approcciabili come gli Stati Uniti. Come ben saprete, la prima analisi che un'azienda, si pone prima di introdurre, di approcciare un mercato come gli Stati Uniti, è un'analisi di tipo commerciale, quindi deve individuare chi è la potenziale clientela, geolocalizzare i propri clienti, capire chi è il competitor e qual è il prezzo di vendita sul mercato. A questo tipo di analisi, e quindi un business plan abbastanza analizzato, va aggiunto e è assolutamente fondamentale corredare questa analisi, diciamo, da un punto di vista delle attività propedeutiche logistiche per affrontare questi mercati. Oggi, proprio in questa contingenza di mercato, in questo periodo storico, sia per effetto della pandemia, sia per effetto della guerra in Ucraina, ci troviamo di fronte a delle difficoltà, chiamiamole di gestione, ma anche di analisi economica. E il comparto logistico, mai come oggi, è un comparto che può determinare o negare l'accesso a un mercato come gli Stati Uniti. Cioè, quindi è importante avere un giusto pattern proprio per capire esattamente quali sono le strategie e l'approccio corretto da farsi in questi mercati. Tanto per darvi un esempio di cosa può essere la strategia di vendita, vi faccio un esempio di un cliente che abbiamo gestito. Questo cliente spediva merce negli Stati Uniti per via aerea ed è un cliente che produce, componenti di arredo. Questo cliente esportava circa 150, consegne, diciamo, a settimana e quindi su base mensile 600 spedizioni. E cosa faceva? Sostanzialmente, per, diciamo, ordinarietà delle attività, faceva 600 operazioni doganali in esportazione e 600 operazioni doganali in importazione americana. Questo perché, non l'ho detto, la resa di questa merce era resa di DP, cioè questa merce è destinata al mercato del retail. Della distribuzione, quindi i negozi di arredo, e ovviamente il mercato imponeva al cliente a consegnare door to door la merce, includendo dazi, tasse, consegne e quant'altro. Bene, detto questo, l'abbiamo consigliato di aprire una società negli Stati Uniti e dal momento in cui l'ha aperta abbiamo eliminato tutti i costi di gestione doganale, perché da 600, da 1200 operazioni doganali al mese siamo passati a 4 esportazioni, quindi 4 settimane, quindi un'operazione doganale per ogni volo aereo che veniva gestito. Ma non solo siamo riusciti a fargli ridurre del 150% i costi doganali, anche i noli aerei che normalmente vengono pagati per tassazione chilogrammo aereo si sono ridotti pesantemente, perché ogni spedizione aerea veniva consolidata in un'unica Air Bill, quindi un'unica polizza aerea, e quindi anche il costo dell'aereo si è ridotto in modo molto molto incisivo. Ha reso più performante la vendita dei prodotti negli Stati Uniti, c'è stato un incremento di fatturati e l'aggressività dell'azienda sul mercato è stata determinante proprio per la vita stessa dell'azienda. Questo per darvi l'idea di quanto sia importante avere una società esterna, un consulente esterno, comunque qualcuno che nel settore possa analizzare e fotografare ciò che fate, che non è sempre così individuabile, proprio perché sono attività che presuppongono sostanzialmente conoscenza
e del mercato, ma non solo esperienza nel settore di specifico. Ovviamente la nostra società è una società che è disponibile a qualsiasi tipo di attività, prima di tutto quella di consulenza nel comparto logistico e della supply chain. Quindi qualora qualche cliente abbia interesse, è assolutamente di nostro interesse offrire i nostri servizi e renderci disponibili per qualsiasi tipo di attività. Ringrazio dell'intervento, saluto tutti.